Giorgini, il più brutto Giulianova del campionato, sconfitta meritata. Meritatissima. Ci poteva essere anche il calciatore per noi, però il Castelfidardo non ha rubato niente. Per me finisce oggi il discorso allenatore. Quindi si dimette? No, ma non è che io non è che sono assurdo, sto facendo per sentire niente, però sinceramente io non me la sento. Basta così. Al Fadini si finisce con le dimissioni di Francesco Giorgini, che lascia la squadra dopo una prestazione sconcertante. Per il peggior Giulianova della stagione, forse l'inizio di una nuova crisi. A suonarle ai giallorossi è stata una squadra che, a dispetto della precaria situazione di classifica, ha fatto vedere buone cose contro un 11, quello giallorosso, davvero irriconoscibile. Per la formazione di casa, al termine di una settimana di polemiche e conferenze stampa, una domenica davvero da dimenticare. Dopo una fase iniziale di studio, al 12esimo il Giulianova ha una buona occasione con un cross di Mariani che permette a Nassi di colpire di testa davanti al portiere del Castelfidardo, che respinge con De Matteis, che poi non riesce a ribadire in rete, sempre davanti all'estremo biancoverde. Gol mangiato, gol subito, visto che al 16esimo Di Stefano commette fallo in area su Sbarbati. Per la signora Marotta disapre il rigore, che si incarica di trasformare Cavaliere, che mette alle spalle Di Falso. Cala il gelo sul Rubens Fadini, con gli ospiti che al 18esimo si rivedono in avanti con Tassi, che da distanza siderale mette oltre la traversa. La reazione dei giallorossi è blanda. Al 24esimo c'è una punizione di Censori dalla tre quarti, con Andy Gau che smanaccia prima dell'arrivo di De Matteis. La squadra di Giorgini appare pasticciona e confusionaria. Al 35esimo Gaetani viene agganciato ancora in area, ma Maria Marotta di Sapri lascia ancora una volta andare il gioco. L'ultima emozione del primo tempo è di marca ospite, con Cavaliere che impegna severamente Falso. Nella ripresa al quinto Cavaliere prova il bis, ma Falso gli nega la gioia del raddoppio, deviando la sfera in angolo. Azione quasi fotocopia al 15esimo, quando Sbarbati se ne va in contropiede colpendo poi il palo, con Falso comunque sulla traiettoria della sfera. Passa un minuto ed è Urbinati di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo a chiamare Falso al salvataggio, prima di una nuova incornata dello stesso giocatore biancoverde, che non inquadra di poco lo specchio della porta. In campo c'è un Giulianova irriconoscibile, che rischia di capitolare ancora al 27esimo con D'Alessandro, che su punizione colpisce in pieno la traversa con Falso immobile. Il finale di gara è palpitante. Al 28esimo c'è un bel tiro di falsa perla dai 20 metri, con il salvataggio dell'estremo del Castelfidardo prima della punizione dal limite di Censori, che manca di un soffio il bersaglio. Poi al 91esimo solo fischi per i giallorossi e la festa meritata per i biancoverdi marchigiani, che possono fare un bel passo avanti in classifica. Per il Giulianova sarà un Natale amaro. Oggi sapevamo che dovevamo moltiplicare le forze, perché Giulianova specialmente qui è molto temibile. Però credo che i ragazzi abbiano fatto quello che dovevano fare, sono stati sempre sul pezzo, hanno colpito al momento giusto, poi forse potevamo fare anche il secondo gol, e purtroppo è un periodo che non va dentro, però è tutto merito dei ragazzi questa vittoria, perché sono ragazzi che lavorano molto bene, quindi la dedica va a loro.